Namaste e benvenuti a tutti. Questa video lezione è dedicata in particolar modo a tutti i miei iscritti alle lezioni di yoga. Visto che questo periodo sarà di isolamento, ho pensato di regalarvi questa lezione per farvi praticare anche a casa. Ma questo video verrà regalato anche a tutti gli iscritti della newsletter di Into the Light, per cui tra di voi ci sarà qualcuno che non ha mai provato la pratica dello yoga. Proprio per voi in particolare spendo due parole brevi per introdurvi a questa disciplina. Se non l'avete mai praticata, lo yoga non è una ginnastica, ma una disciplina biofisica, psicofisica. Questo significa che non solo va a lavorare sul corpo, ma andremo a lavorare sulla mente. In che modo? In primo luogo attraverso la concentrazione. Si tratta di uno degli ingredienti base dello yoga, la capacità di mantenere il focus su quello che stiamo facendo, sul corpo che stiamo muovendo, sul gesto che stiamo svolgendo. Cerchiamo durante questa lezione di non lasciare la mente svagarsi, correre dietro a pensieri o a distrazioni, ma cerchiamo di mantenerla fissa sul momento presente. In secondo luogo andiamo a lavorare sulla mente attraverso una via indiretta, diciamo, ovvero attraverso il respiro. Un'altra parte molto importante dello yoga è l'attenzione alla respirazione. Come vedremo poi durante la pratica, ogni gesto corrisponderà ad un preciso momento della respirazione, che è composta principalmente, possiamo dire, da inspiro ed espiro, e ad ogni fase corrisponderà a un gesto. Prima di cominciare, ti invito a prendere spazio in casa tua, distendendo un tappetino o, se non ce l'hai, basterà un asciugamano, un telo un po' grande, metterlo per terra. Fai in modo che l'ambiente sia silenzioso, quindi chiuditi nella tua stanza, spegni il cellulare e, se lo gradisci, puoi accendere una musica molto leggera, una musica rilassante, cioè puoi trovare sotto la parola yoga music tranquillamente. Se hai piacere puoi accendere anche una candela o dell'incenso. Ti invito inoltre a praticare lo yoga a stomaco vuoto, ovvero almeno un paio d'ore dopo aver mangiato. Bevi un piccolo bicchiere d'acqua e quando sei pronto ti aspetto. Cominciamo con una posizione di ascolto in piedi. Ci posizioniamo con i piedi vicini, paralleli, e chiudiamo gli occhi. Iniziamo a sentire il respiro che lentamente si calma, rallenta, diventa mano a mano sempre più sottile. Portiamo l'attenzione alla pianta dei piedi, muoviamo lentamente le dita e ci dondoliamo in avanti, indietro, fino a trovare il nostro baricentro e fermarci, ben stabili, ben piantati a terra. La mente interna, l'osservazione interna, scorre all'interno delle gambe. Proviamo a lasciare andare quello che non ci serve, quindi sblocchiamo leggermente le ginocchia e inizieremo a sentire all'interno delle gambe un rilassamento di alcune fasce muscolari non necessarie alla posizione. Contraggo poi leggermente i glutei e la fascia addominale bassa, quella che va dal pube al perineo e dall'ombelico al pube. In questo modo il nostro bacino si sposterà
e non sarà più antiverso, ma leggermente retroverso. A partire da questa stabilità che abbiamo creato nella parte bassa del nostro corpo, iniziamo ad allineare la colonna vertebrale, immaginando di costruire una torre formata da dei cubetti di Lego. E questi mattoncini non sono altro che la nostra colonna vertebrale che si allinea, si raddrizza. Rilassiamo le spalle, facendole scivolare verso il basso e all'indietro. Le braccia sono morbide, appese, rilassate. Così le dita delle mani. Controlliamo che il nostro volto sia completamente rilassato, privo di ogni tensione, a partire dalla mascella, le guance, le tempie, distendo la fronte, la nuca, la sommità del capo. Porto ancora una volta l'attenzione all'interno del corpo. Mi dedico ad una nuova osservazione, un'esplorazione, come se fosse la prima volta che percepiamo il nostro corpo. Portiamo ora la nostra attenzione alle narici. E percepiamo l'aria che entra, leggermente fresca, l'aria che esce, leggermente più tiepida. Ricordiamoci di formare un piccolo sorriso con le labbra, per essere grati di questa pratica al nostro corpo. Mantenendo gli occhi chiusi, portiamo le mani Namaste, quindi congiunte nel gesto della preghiera, di fronte al petto. Spingiamo bene i palmi delle mani tra di loro, in questo modo stimoliamo anche la flessibilità dell'articolazione del polso. Le spalle sono sempre ben abbassate e aperte. Mantengo la posizione percependo la pianta dei piedi a contatto col tappetino e le palme delle mani a contatto tra di loro. Apriamo gli occhi e fissiamo lo sguardo su un punto fermo davanti a noi. E ora iniziano i movimenti che, come vi dicevo, devono corrispondere perfettamente al ritmo del respiro. Vi ricordo di modificare la lunghezza, la velocità del movimento, mai quella del respiro. Quindi con il nostro respiro naturale, inspirando, sollevo i talloni e mi porto in punta di piedi. Espiro, torno a terra. Inspiro in punta, espiro, scendo. Ancora 4 volte al vostro ritmo. La schiena è sempre ben allineata. Ti ricordo di mantenere lo sguardo fisso. Quando abbiamo terminato, lasciamo riposare le braccia accanto ai fianchi, chiudiamo gli occhi e ci dedichiamo all'ascolto
di ciò che si è modificato durante questo movimento. Potremmo sentire in particolar modo una nuova circolazione nelle mani e nelle braccia. Manteniamo il respiro ben fluido, ben naturale. Riapriamo gli occhi e andiamo verso la prossima posizione, Uttanasana, la grande flessione. I piedi sono leggermente distanziati, tanto quanto le nostre anche. Inspirando, solleviamo le braccia oltre il capo. Espirando, inizieremo a flettere le ginocchia e a scendere con la schiena in avanti. Mi raccomando, la schiena rimane sempre ben allineata e anche le braccia restano allineate alla schiena. Espiro, pensiamo di portare il ventre in direzione delle cosce. Inspirando, ritorniamo riportando subito le braccia accanto alle orecchie. Espiro, abbasso le braccia. Ve lo faccio vedere di profilo. Intanto possiamo iniziare a provare insieme. Inspirando, portiamo le braccia verso l'alto. Espirando, scendiamo in Uttanasana. Inspiro, ritorno. E continuo. Inspiro, allungo le braccia verso l'alto. Espiro, flessione, allungamento. Inspiro e ritorno. Espiro, abbasso le braccia. Vi guido ancora una volta. Inspiro, braccia sollevate. Espiro, allungo e avvicino il ventre alle cosce. Inspiro, spingo sui piedi, ritorno. Espiro, abbasso le braccia. Ancora due volte. Continuate col vostro ritmo. E continuiamo cercando di minimizzare lo sforzo. Lo yoga è volontà, disciplina, non dolore, non intensità eccessiva. Se dovessi iniziare a sentire dolore in qualche posizione, ti consiglio di fermarti e di non eseguirla. Dopo ogni sequenza o dopo ogni posizione, ci fermiamo. In questo istante di riposo, non lasciamo la mente distrarsi, ma la manteniamo focalizzata su quello che stiamo sentendo all'interno del corpo, i cambiamenti che il movimento ci ha portato. Quando sentite uno sforzo eccessivo durante la pratica o sentite che il ritmo del respiro non è più lineare e fluido, potete espirare per qualche volta con la bocca aperta, ma in che modo? Lasciando cadere le mascelle, quindi non come quando si soffia su una candelina, ma in questo modo. I piedi sono sempre paralleli, sempre alla distanza delle anche. Sciogliamo la schiena ancora un pochino di più. Inspirando portiamo le braccia verso l'alto e ancora per una volta, espirando, flettiamo le gambe, scendiamo in Uttanasana, ma questa volta ci restiamo per qualche secondo.
Mantengo la posizione, lasciando che le gambe siano forti, mentre la schiena, le braccia e il capo soprattutto sono completamente reclinati. Potete anche incrociare le braccia e afferrare con le mani i gomiti. Percepiamo un allungamento della colonna vertebrale. Manteniamo per quanto c'è possibile, fino a quando non avvertiamo il beneficio di questa azione. Poi sciogliamo l'incrocio delle braccia, spingiamo sui piedi e lentamente, ma molto lentamente, srotoliamo la colonna vertebrale, vertebra dopo vertebra, lasciando le braccia e il capo a penzoloni. Saranno proprio le ultime parti a raddrizzarsi. Mentre noi esploriamo questo ritorno, lo percepiamo. Vertebra dopo vertebra. E con un bel respiro apriamo il petto, le spalle, raddrizziamo il capo. Divarichiamo i piedi di circa un metro. Ruotiamo entrambi i piedi verso sinistra, quindi il sinistro di 90 gradi, il destro di 45. Attenzione perché il bacino tenderà a ruotare verso il piede sinistro. Lo riportiamo ben frontale, con le spalle sempre ben aperte, il mento sollevato e leggermente rientrato verso la fossetta giugulare. La sommità del capo spinta verso l'alto. Inspirando portiamo le braccia all'altezza delle spalle ed espirando iniziamo una flessione laterale del nostro busto. In questo modo. La mano sinistra si potrà fermare sulla gamba sinistra oppure potremo scendere a terra con la mano sinistra, il palmo a terra, all'esterno, non all'interno. La mano destra spinge verso l'alto per favorire un'apertura del busto, le spalle non sono chiuse e il bacino ben aperto, quindi l'anca destra spinge verso l'alto. Lo sguardo è alla mano destra. Inspiro, ritorno. Espiro, scendo. Se volete potete flettere un po' il ginocchio sinistro. Inspiro, salgo. E continuo. Espiro, scendo. Inspiro, salgo. Ancora tre volte, al vostro ritmo. Immaginate di avere la schiena appoggiata a una parete, quindi non vi potete piegare né in avanti né all'indietro, ma la schiena deve rimanere ben allineata. All'ultima ripetizione mi fermo nella posizione per qualche respiro, cercando di sentirla la posizione, di viverla. Vi raccomando, se avete dei dolori, di modificare la posizione. Se abbiamo dolori alla cervicale, lo sguardo è davanti a noi. Se abbiamo dolori alla spalla, la mano destra si appoggia sulla schiena. Lo sguardo rimane sempre fisso perché trasmette la nostra concentrazione verso l'esercizio. Ancora un paio di respiri. Percepiamo l'allungamento nella gamba sinistra, nella sua parte posteriore. Inspirando, ritorno. Riporto i piedi.
ci prepariamo ad eseguirla dall'altro lato, quindi questa volta ruotiamo i piedi sul lato destro. Destro di 90 gradi, il sinistro di 45 gradi. Vi ricordo di riportare bene il bacino in posizione frontale, così il busto e le spalle. Inspirando portiamo le braccia all'altezza delle spalle, espirando flessione sulla gamba destra. La mano destra si può fermare sulla gamba o può scendere a terra appoggiandosi all'esterno. Vi ricordo le modifiche da eseguire se doveste avere qualche disturbo. Quindi normalmente portiamo lo sguardo verso la mano sinistra, verso l'alto. Se abbiamo un dolore alla cervicale, lo sguardo è davanti. Se abbiamo un dolore alla spalla, la mano sinistra si appoggia alla schiena. Inspiro, ritorno. Quindi espirando prendo la posizione. Inspirando, ritorno. Ripetiamo ancora insieme. Espiro, scendo. Inspiro, salgo. Ancora tre volte al vostro ritmo. Il peso è ben distribuito tra le due gambe. All'ultima ripetizione ci fermiamo nella posizione per qualche respiro. Distendiamo bene le dita dei piedi. Distendiamo bene le dita delle mani. Lo sguardo rimane sempre fisso. Il bacino e le spalle aperte. Ancora un paio di respiri. E sull'ultimo inspiro ritorno nella posizione. Piedi paralleli e riavviciniamo i piedi tra di loro. Abbasso le braccia espirando. È molto importante, ci prendiamo qualche istante per ascoltare quello che i movimenti appena fatti hanno portato all'interno del nostro corpo. Provate a percepire i muscoli che si sono allungati, i muscoli che hanno lavorato di più. Zone del corpo che ne stanno traendo un maggiore beneficio e zone del corpo che invece magari sono un po' doloranti. Mettiamo in confronto i due lati del corpo. Proviamo a percepirne le differenze. Se sentite la necessità, qualche leggero movimento nelle spalle o nel collo o nelle gambe. Mi porto in posizione quadrupede. Le ginocchia sono sotto i nostri fianchi e le mani sono sotto le nostre spalle. Inspirando, ci portiamo in posizione quadrupede. Le ginocchia sono sotto le nostre anche, le mani sotto le nostre spalle. Inspirando, stacchiamo da terra contemporaneamente la gamba destra e il braccio sinistro,
portando lo sguardo davanti a noi. Cerco di mantenere questa posizione per qualche respiro. È una posizione di equilibrio, per cui cerco di lavorare sul mio senso di stabilità. Un respiro costante, fluido, ci potrà aiutare nel mantenere l'equilibrio. Espirando, riporto a terra la mano e la gamba destra. Mi preparo per eseguirla dall'altro lato. Inspirando, solleviamo da terra il braccio destro, la gamba sinistra. Il palmo della mano destra sarà rivolto verso l'interno. Proviamo a portare il piede a punta. Vi ricordo, se percepite un'eccessiva fatica, di espirare a bocca aperta. Espiro, riporto a terra le mani e le ginocchia. Espirando, entro nella posizione devozionale, fronte a terra, le braccia allungate in avanti. Mi lascio andare in un bel espiro, rilassandomi in questa posizione. Ritorno in posizione quadrupede. Pieghiamo le dita dei piedi in modo da appoggiarle al tappetino. Con l'espiro, molto importante, inizio a staccare da terra le ginocchia, sollevare il bacino verso l'alto, sposto il peso sulle mani e sulle braccia e cerco di distendere le gambe spingendo i talloni verso terra. Ma più che distendere le gambe, possiamo mantenerle piegate, infatti, quello che ci interessa è allungare la schiena, spingendo bene il ventre verso le cosce. Inspiro, ritorno in posizione quadrupede. Espiro, cane a testa in giù. Inspiro, quadrupede. Espiro, cane a testa in giù. Ancora tre volte. Al vostro ritmo. Conciliamo il movimento al ritmo del respiro. Nell'ultima ripetizione mi fermo. Allunghiamo bene, lavoriamo sull'articolazione delle spalle. E distendiamo bene la schiena. Proviamo a piegare alternativamente le gambe. Inspiro, ritorno quadrupede. Espiro ancora una volta, posizione devozionale. In posizione quadrupede,
semplicemente lavoriamo sul mobilizzare la schiena. Inspirando inarchiamo la schiena, espirando la incurviamo. Inspiro, apro le spalle, sollevo il mento, espiro, mi richiudo, lo sguardo verso l'ombelico. Come un'onda, in maniera fluida. Ed espirando mi siedo, fronte a terra, e questa volta portiamo le braccia accanto alle gambe, i gomiti piegati. Ritorno in posizione seduta. Stimoliamo un po' gli addominali con la posizione della barca. Portiamo le braccia allungate davanti a noi con i palmi che si guardano tra di loro. Stacchiamo i piedi da terra, inclinando la schiena all'indietro con gli stinchi paralleli al pavimento. La schiena deve essere sempre ben sostenuta. Se ci arrotondiamo in questo modo, la posizione non è valida. La zona lombare deve essere sempre spinta verso l'interno. Se avete troppo male alla lombare, restiamo quindi in questa posizione con la schiena ben dritta, cercando di non percepire tensione a livello delle nostre cervicali. Se dovessimo avvertire male alla schiena o male alle cervicali, andiamo ad appoggiare gli avambracci a terra per essere sostenuti in questa modalità. Respiriamo sempre in maniera leggera, lenta il più possibile. Ancora per qualche respiro. Manteniamo la posizione, manteniamo i muscoli addominali attivi, le gambe, e lentamente ci distendiamo a terra. Rilasciamo ogni fatica muscolare verso il basso. Rilassiamo le dita delle mani, i piedi. Rilassiamo la schiena a terra. Restiamo ancora qualche respiro, percependo gli appoggi del nostro corpo al tappetino. Con movimenti controllati ci giriamo pancia in giù, la fronte a terra, il dorso dei piedi appoggiato a terra, il palmo delle mani accanto al petto. Manteniamo le spalle ben distanziate dalle orecchie. Da questa posizione, senza spingere sulle braccia, con l'inspiro possiamo immaginare di avere una nuvoletta d'aria sotto il petto che ci fa sollevare. In questa maniera. Inspiro, sollevo il petto, sollevo le spalle, sollevo il mento, lo sguardo è rivolto davanti a noi. Vi ricordo che l'appoggio delle mani è fittizio, non ci stiamo veramente spingendo sulle braccia, infatti potremmo anche staccarle da terra. Espiro.
rilasso. Ogni volta che ritorno a terra, rilassiamo i glutei, rilassiamo le cosce. Inspiro. Espiro, scendo. Dallo stomaco in giù rimane sempre tutto a terra. Inspiro, salgo. Espiro, scendo. Se sento tensione a livello lombare, mi interrompo nella pratica. Ancora due volte. Concentrati sui gesti che stiamo compiendo. Giriamo la guancia a terra. Appoggiamo una mano sopra l'altra, a terra, sopra il nostro capo. La mano che corrisponde alla guancia a terra sarà sopra. Avviciniamo gli alluci dei piedi, lasciando cadere i talloni verso l'esterno. Questo è il riposo dell'eroe. Quindi ci abbandoniamo, rilassiamo ogni muscolo del nostro corpo. Lasciamo che la mente scivoli sempre più profondamente all'interno del corpo. Ascoltiamo ancora di più gli appoggi, quindi tutta la parte anteriore adagiata al tappetino. Ascoltiamo il ritmo del respiro, senza cercare di modificarlo, ma cercando di lasciarlo libero, in modo che da solo si rallenti. Lentamente mi giro sul tappetino di nuovo. Apriamo le braccia al pavimento, ben allargate. Io avrò la sinistra piegata, ma solo per motivi di spazio. Espiro e porto le ginocchia al petto. Mi fermo in questa posizione, ascoltando bene gli appoggi sulla schiena. Abbassiamo il mento verso il petto. Espirando, lasciamo scivolare le gambe a terra sul lato sinistro e ruotiamo per ultimo il capo verso destra. Inspiro e ritorno al centro. Espiro, ascolto la torsione della colonna vertebrale. Inspiro al centro e proseguo al mio ritmo. Man mano che proseguiamo con la pratica, cerchiamo di approfondirla attraverso un rilassamento della mente, attraverso una maggiore capacità di ascolto, di concentrazione. Possiamo mantenere gli occhi chiusi per ascoltare meglio i movimenti del corpo. Un'ultima torsione a sinistra, mi fermo nella posizione, appoggio la mano sinistra sul ginocchio destro e mi abbandono a terra. Mi rilasso completamente. Magari le gambe cambiano un pochino posizione per terra, lasciatele libere. Rilassiamo bene la fronte, il viso. Ascoltiamo il ventre, strizzato come una spugna.
grazie a questa torsione, è spinto verso l'interno. Inspirando, portiamo le gambe al centro. Espiro, le lascio scendere sul lato destro e ruoto il capo verso sinistra. Inspiro al centro, espiro a terra. E continuiamo con questa modalità lenta. Espiro a terra, inspiro, torno. Anche in questo movimento utilizzo gli addominali per controllare la discesa delle gambe e la salita. Ognuno avrà il proprio ritmo, per cui seguitelo. Un'ultima volta. Appoggiamo la mano destra sul ginocchio sinistro e ci abbandoniamo nella posizione di torsione. Percepiamo l'allungamento nella schiena, l'avvitamento a spirale della colonna vertebrale. L'ombelico è sempre più rientrato verso l'interno. Riporto il braccio a terra, riporto le gambe al centro. Abbracciamo le gambe e avviciniamo la fronte al ginocchio. E rilascio. Piedi a terra. Accavalliamo la gamba sinistra sulla gamba destra in modo da appoggiare la caviglia sul ginocchio destro. Con le mani abbracciamo la coscia destra e espirando la avviciniamo al petto. Sentirete un forte allungamento nella catena muscolare posteriore della gamba sinistra. Inspiro, allontano, espiro, avvicino. E continuiamo con questo ritmo lento. Posizioniamo bene il mento abbassato verso il petto. E cambio lato. Il piede destro appoggiato sul ginocchio sinistro, afferriamo la coscia sinistra ed espirando avvicino la coscia al petto, inspiro, allontano. Continuiamo. Espiro, avvicino, inspiro, allontano, le spalle rilassate e il mento abbassato verso il petto.
appoggiamo entrambi i piedi a terra. Restiamo qualche istante in questa posizione e cerchiamo di schiacciare il più possibile la schiena a terra. Per farlo stacchiamo di qualche millimetro i glutei da terra e riappoggiamo la schiena spalmandola. Possiamo farlo una seconda volta. In questo modo percepiremo gli appoggi sul tappetino. Avviciniamo i talloni ai glutei con i piedi separati tra di loro, tante quanto le anche. I palmi delle mani sono rivolti a terra. Inspirando spingiamo sui piedi e spingiamo il nostro bacino verso l'alto. Espirando srotoliamo la schiena vertebra dopo vertebra, percependo questo ritorno. Inspiro, spingo e salgo. Espiro, scendo. I piedi restano a terra, dalle punte ai talloni. Inspiro, salgo. Espiro, scendo. Ancora tre volte. Mi fermo con la schiena a terra e porto le gambe vicino al petto, le mani appoggiate sulle ginocchia. Inspirando allontaniamo entrambe le gambe, espirando le avviciniamo. Manteniamo gli occhi chiusi mentre eseguiamo questo movimento semplice per cercare di far corrispondere in maniera precisa il movimento al respiro. Questa posizione viene chiamata anche mantice, perché è proprio come un mantice, espirando schiacciamo e facciamo uscire l'aria fuori dal corpo. Inspirando ricreiamo lo spazio e il nostro ventre si può gonfiare di aria. Espiro, si svuota, inspiro, si riempie. Sempre più lentamente. E sempre con minore ampiezza del movimento. Fino a fermarci, abbracciamo le gambe. Ci sdraiamo a terra per la posizione finale, Shavasana. Palmi delle mani rivolte verso l'alto, punte dei piedi rilassate che si aprono verso l'esterno, nuca appoggiata a terra. Chiudiamo gli occhi. Ascolta il tuo corpo, ascolta ogni punto d'appoggio al tappetino. Mantieni gli occhi chiusi, il volto rilassato. Prova a percepire le sensazioni del corpo. In che modo ti sembra cambiato rispetto all'inizio di questa pratica? Non c'è una risposta corretta. Cerca di non avere aspettative. Lascia che la mente sia uno strumento neutrale per
saper osservare le risposte del corpo nel bene e nel male. Se avverti dei punti dolenti, immagina un piccolo puntino di luce proprio in quel punto. E immagina che il puntino di luce inizia a trasmettere calore. Lascia che piano piano il corpo si distenda. Prova ad osservare anche la mente. Quali sensazioni emotive e di pensieri ti sta trasmettendo? Ora porta l'attenzione al respiro e anche in questo caso cerca di percepire in che modo si è trasformato rispetto all'inizio della pratica. Lascia il ventre rilassato, morbido, in modo che l'ombelico si possa sollevare durante l'inspiro e si possa abbassare durante l'espiro. Lascia che i piedi siano rilassati, pesanti. E osserva i polpacci, la parte posteriore delle ginocchia, la parte posteriore delle cosce. Rilassa questa parte e rendi le tue gambe sempre più morbide, diventano sempre più pesanti, come se volessero sprofondare all'interno del tappetino. Porta ora l'attenzione al gluteo sinistro e al gluteo destro. Rilassa il gluteo sinistro. Rilassa il gluteo destro. Percepisci la tua schiena, cercando di aumentare le superfici di contatto col tappetino, semplicemente lasciando andare ogni ultima tensione qui presente, dal basso verso l'alto, come una carezza, fino alle spalle che si rilassano completamente. Porto ora l'attenzione alle dita delle mani, rilassale, rilassa i palmi e risali lungo gli avambracci, passa attraverso i gomiti e arriva fino alle spalle. In questo modo avrai rilassato completamente anche le braccia, che ti sembreranno sprofondare all'interno del tappetino. Distendi completamente la nuca fino alla sommità del capo, dove potrai immaginare un rilassamento, un'apertura della sommità del capo, simile a un bocciolo che in primavera fiorisce. Scendi
nella parte frontale del corpo, quindi rilassiamo la fronte, distendiamo le tempie, lasciamo cadere verso il basso le mascelle, la lingua all'interno della bocca si rilassa, le labbra si dischiudono delicatamente. Puoi deglutire una volta per sciogliere l'interno della gola. Il petto è leggero, morbido. E ora in questo percorso interiore scivoliamo all'interno dell'addome, del ventre, e immaginiamo di sciogliere dei nodi, di sbrogliare delle matasse. Il ventre è soffice, morbido. L'ombelico può rientrare, scendere verso il basso. Rilassiamo la zona del pube e del perineo. Riportiamo l'attenzione al respiro e rimaniamo in questo stato di calma, di tranquillità e di serenità per qualche istante. Accenna un delicato sorriso sulle labbra e ringrazia interiormente il tuo corpo. Fai ora qualche respiro un pochino più intenso per riportare energia all'interno di te stesso. Prova a annusare i profumi del tuo ambiente. Cerca di captare i suoni all'interno della stanza o anche più lontani. Muovi le dita dei piedi, muovi le dita delle mani. Ruota il capo da un lato e poi dall'altro. Piano piano apri gli occhi, ti puoi stiracchiare, fare un bello sbadiglio, puoi girarti su un fianco e rimani in posizione rannicchiata per qualche istante. Lentamente torna in posizione seduta. La pratica di oggi è conclusa. Grazie e namaste.